c'è questo problema dei ragazzini. L'altra sera un ragazzo è stato sfregiato proprio qui a Piazza Municipio, ieri sera un altro accoltellato per futili motivi a una fermata. Come si può riuscire a mettere un freno a questa violenza? Questo è un tema che dovrebbe soprattutto, insomma, questa domanda va rivolta, sinceramente fare bene a farmela la domanda, perché io rispondo su tutto, me ne occupo ogni giorno, me ne occupo ogni settimana, ma quando accadono reati siete persone che conoscete benissimo la distinzione dei ruoli all'interno delle istituzioni, il tema va affrontato come controllo del territorio, prevenzione del crimine e individuazione dei responsabili, questo è il tema principale. Poi si apre un ventaglio, uno scenario di riflessioni enormi che vanno dalla scuola alla cultura, alle emulazioni, alla pedagogia, alla famiglia, alle parrocchie, a tutto, si può parlare di tutto e del contrario di tutto, ma c'è bisogno, quando accadono queste cose, che le persone si sentano sempre sicure quando girano per strada, e qui c'è bisogno del controllo del territorio. Questo è un tema che ne abbiamo parlato in comitato. Io esprimo non da adesso preoccupazione per questo fenomeno, perché c'è un abbassamento significativo della soglia di commissione dei reati da un punto di vista anagrafico e c'è un'emulazione di molti giovani di modelli assolutamente negativi che circolano nei media, quindi bisogna fare un lavoro importante, noi ci stiamo sul pezzo. Proprio perché Napoli, tra l'altro, è una città talmente viva, talmente energica, talmente zeppa e piena di iniziative culturali, un fiume in piena di persone, che non ci possiamo consentire che la mano di una piccola minoranza di violenti, seppur ragazzini, possa, insomma, minare anche un momento di così grande riscatto e rilancio della nostra città.